provato. No, magari una curiosità, Mattia, a pochi giorni insomma dal tuo incarico ufficiale, se è cambiato qualcosa nel tuo quotidiano, anche banalmente, le tue giornate, se sono allungate, accorciate, intensificate? Niente, non è cambiato assolutamente niente. Ti rispondo proprio brevemente perché... Allora l'altra domanda è se domani vedremo già il Lugano di Mattia Crocitorti. Tu hai lavorato con Tami, Celestini, Iacobacci, che Lugano sarà? Ma il Lugano di Crocitorti, sicuramente il Lugano di Crocitorti per prima cosa è un Lugano che avrà, che giocherà con un tipo di carattere che deve essere un carattere tosto, deve essere una squadra aggressiva, una squadra che non ha voglia di perdere, una squadra coraggiosa, deve veramente vedersi l'identità, come dice un mio carissimo amico allenatore di un'altra squadra ticinese, è molto molto importante che da domani si veda l'identità di questa squadra, che è una squadra che non vuole mollare come è successo in questi anni. Poi per quanto riguarda il gioco bisogna lavorare, bisogna conoscere meglio i nuovi giocatori, bisogna conoscere meglio le nuove dinamiche, ma la cosa essenziale è che da domani, come nelle ultime due partite, si veda una squadra che lotta dal primo al novantesimo, che è la cosa importante. A volte sembrano parole così, però se questa squadra entra con l'attitudine giusta è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, dalla prima all'ultima, l'ha dimostrato fino adesso. Se la squadra non entra in campo con l'attitudine che noi conosciamo bene, poi andrà in difficoltà. A Grasshopper tu sei stato da ragazzo, quando quella squadra ha vinto gli ultimi titoli, è una sfida speciale per te, ormai è passato troppo tempo? Il Grasshopper è una sfida speciale per tutte le persone che amano il calcio svizzero, alla fine loro sono sempre la squadra più titolata, nettamente ancora. Il Grasshopper ha sempre un certo fascino, peccato che negli ultimi anni ha perso un attimino di credibilità nel nostro calcio, no? Però il Grasshopper è sempre il Grasshopper, ecco, io... Mi ricordo ancora con affetto una partita contro l'Ajax dove debuttò Patrick Folletti, mi ricordo che era stata un'emozione grandissima quella partita, però ecco, io ho avuto il piacere di poter allenarmi tante volte con un Grasshopper vero, il Grasshopper di Chafuisá, il Grasshopper di Núñez, per me era un sogno a quei tempi, dunque il Grasshopper rimane sempre una squadra che in Svizzera ha il suo fascino. Chiedo ancora una cosa, sempre sul Lugano di Crocitorti, tornando al Lugano di Crocitorti, come impostazione immagino che adesso manterrai un po' quella che era la tattica o hai già qualche nuova idea, penso, non so, difesa a 3, a 4, 2 punte, 1? No, io ho tante idee nella mia testa, so anche cosa possiamo fare da subito e cosa ci piacerebbe fare un po' più là, ecco, il calcio non è che basta uno o due allenamenti per inculcare nella testa diversi concetti, ecco, ci sono dei principi che sono miei e che mi piacerebbe vedere nelle prossime partite, però come ho detto prima della partita col Basilea, prima ci sono le certezze, ecco, in campo prima devono esserci quelle, poi piano piano iniziamo a costruire qualcosa per me di importante, perché quello che alla fine vogliamo, ecco, è che soprattutto qui in casa possiamo anche far vedere un calcio divertente ai nostri tifosi, un calcio propositivo. Chi deve venire a Cornaredo deve essere stracoraggioso. Mattia, tu sei uno che studia molto il calcio, quindi anche gli avversari. Che Grasshopper ti aspetti? Il Grasshopper è una squadra che ha un allenatore molto elastico. Contini è un allenatore molto elastico. Contini è un allenatore che è capace di cambiare il modulo di gioco, il sistema di gioco, a differenza delle partite. Contro di noi tante volte si è adattato, tante volte invece quando giocava in casa ha voluto imporre il proprio gioco. Ha giocato fino ad oggi con una difesa 3, in Coppa ha giocato invece col Tucco la difesa 4. Dunque dobbiamo veramente concentrarsi su noi stessi, sapendo che comunque il Grasshopper
è una neopromossa, e quando sei una neopromossa vuoi sempre dimostrare qualcosa, sicuramente almeno nel primo girone, ormai siamo solo alla quinta partita e loro hanno ancora quella fame per far vedere che sono una neopromossa, che vogliono far vedere che possono giocarsela qua a Lugano, come finora comunque hanno fatto in campionato. Ecco, onestamente ho visto quasi tutte le partite del Grasshopper e ho visto una squadra che cerca di giocare sempre, dunque arriveranno qua a cercare di far vedere che Contini è un ottimo allenatore. Hai parlato prima dei nuovi giocatori del Lugano, proprio in riferimento a questo, gli ultimi vostri innesti, volevo chiederti come stanno da un punto di vista fisico dell'integrazione nella squadra. Siamo a un buon punto, sono molto contento di tutti gli ultimi quattro giocatori che sono arrivati. Ecco, entrare in un gruppo come quello del Lugano non è così facile, perché comunque è un gruppo che ha delle sinergie particolari. Per entrare bene in questo gruppo bisogna veramente mettere per prima cosa il sorriso, far vedere che si vuole entrare in questo gruppo qua. E questi giocatori sono arrivati con l'atteggiamento giusto, sono molto contento, anche se ci sono delle difficoltà linguistiche, ho visto che c'è la voglia loro di entrare prima possibile ad aiutare i compagni, e questa è una cosa importante. Sono contento che anche Saipi ha già aiutato i ragazzi venerdì, come l'hanno fatto già Celare e Amora. Adesso da questa settimana abbiamo cercato di inserire nel motore anche Agi, che è appena arrivato, che purtroppo settimana scorsa era stato fermato per piccoli problemi fisici, e devo dirvi la verità, sono più che delle qualità, sono contento veramente della voglia che hanno per mettersi in mostra, perché non è così scontato. Sempre a proposito del gruppo, hai detto prima che sostanzialmente non ci sono stati tanti cambi dal tuo punto di vista personale nelle tue giornate, invece per rapporto ai giocatori è già cambiato qualcosa il fatto che tu adesso sei l'allenatore a tutti gli effetti? Guarda, vi dirò, mi ha fatto un po' ridere in questi giorni, leggere delle constatazioni e cambia ruolo di vice allenatore. Forse tante persone che hanno detto queste parole si sono dimenticate che in Super League la situazione è un po' diversa. Ecco, il vice allenatore, quando non giochi, viene odiato lo stesso. Di amici in Super League non ce ne sono. L'amico ero al Chiasso, sicuramente qui a Lugano non sono mai stato amico di nessuno. Ecco, cioè, sicuramente era più facile relazionarmi con qualcun altro, ma 11 sono contenti, 11 ti odiano a prescindere. Dunque puoi anche stare simpatico, puoi anche essere quello che dà una pacca sulla spalla due o tre volte in più dell'allenatore, ma in Super League le cose funzionano in maniera completamente differente. Qui la gente vuole solo giocare, qui la gente teoricamente la sua ambizione principale è sempre quella di partire dal primo minuto. È difficile vedere i giocatori del giorno d'oggi, ma poi cosa dico del giorno d'oggi? Anch'io non sono mai stato contento di essere in panchina. Dunque qualsiasi persona fa fatica a accettare le scelte di un allenatore. Dunque mi ha fatto un po' ridere vedere questa cosa, perché tanto andrò avanti a essere simpatico agli 11 che metto in campo domani sera, e andrò avanti a essere un po' meno simpatico a chi purtroppo devo lasciare fuori. Però queste sono le regole del gioco, e chi è qua in questa sala le conosce forse meglio di me. Di sicuro stai simpatico, comunque vieni stimato e apprezzato, e lo si sta vedendo in questi giorni dalla piazza, dalla gente, veramente forse pochissimi, quasi nessuno ha osato, diciamo così, mettere in discussione la tua nomina. Ecco, ti ha sorpreso questo affetto davvero trasversale nel Ticino, questa gioia, ecco, della gente di vedere Mattia Crocitorti allenatore del Lugano? Guarda, onestamente sono rimasto anche un po' sorpreso da tutto questo entusiasmo. Alla fine veramente non abbiamo fatto altro che in questi anni di essere più sinceri possibili, e a volte magari la sincerità e la schiettezza, tra virgolette, ha pagato in questi giorni, perché alla fine non mi hanno mai visto come una persona, tra virgolette, falsa, che non dice le cose come stanno. Onestamente è stato bello. Mi ha fatto piacere, però adesso arriva il campo, che è un po' la cosa più bella. In tanti mi hanno detto adesso arrivano i momenti difficili, però guarda, a tutti ho risposto no, adesso onestamente arriva il bello. E, rispetto magari al tuo modo di ragionare, fino a qualche settimana fa ragionavi sulla singola partita anche perché avevi un ruolo particolare, cioè dovevi fare bene contro il Basilea, poi devi far bene contro Neuchâtel.
adesso cioè, inizi a ragionare già più appunto sul medio termine, un po' l'hai fatto capire per il modo di giocare, ma penso anche per gli obiettivi sportivi che vuoi raggiungere. Guarda, io con la nuova società siamo sulla stessa linea d'onda. Loro sono arrivati all'ultimo periodo, sono potuti intervenire veramente poco, i giocatori sono arrivati veramente all'ultimo, e onestamente dobbiamo darci anche del tempo per riuscire a integrare nuove persone. Alla fine sono andati via dei titolari l'anno scorso, sono andati via delle riserve importanti, e sono arrivati, a parte Airizzi che era arrivato quest'estate, gli ultimi giocatori sono arrivati veramente negli ultimi 14 giorni. Ecco, non possiamo veramente star qua ad immaginarci che da domani questa gente trascina il Lugano. Questo qua è un gruppo che per i prossimi mesi sarà ancora sicuramente trascinato dalle persone che ne fanno parte da anni, e piano piano vediamo di fare la miscela e l'equilibrio giusto per poter veramente dare nuovi input a questa squadra. Un'ultima domanda, non ho capito esattamente a livello di portieri come sei messo, visto che sei più apparato a Neuchâtel, perché così? Guarda, Baumann purtroppo ha un problema abbastanza lungo, difficilmente troveremo Baumann in campo nel prossimo mese. L'altra volta prima della partita Usigue ha avuto la febbre e dunque non stava benissimo, e dunque come ho detto l'altra volta, dirò sempre, gioca solo gente che sta al 100%, dunque non lo era e dunque è stato fuori, ma da domani ritroverà il suo posto, perché Usigue comunque a stima mia e alla stima del gruppo. Abbiamo sentito una piazza entusiasta per la tua intronizzazione. Lo spogliatoio, come l'ha presa? C'è un aneddoto, come ti hanno accolto insomma da allenatore principale? Guarda, onestamente io ho solo detto una cosa, lo spogliatoio, poi siamo andati subito ad allenarci, li ho ringraziati, perché sicuramente se non era per quello che hanno fatto vedere queste due persone, se non era per il loro modo di seguirmi, nessuno mi avrebbe mai dato questa opportunità, dunque li ho semplicemente solo ringraziati, e poi siamo andati sul campo a lavorare, che alla fine è più di 21 giorni che lo stiamo facendo, dunque ecco, non è che c'è un aneddoto particolare, anzi, no, nessuno. Hai detto di Baumann che è fuori, Bottani ha cominciato ad allenarsi, come sei messo? Bottani comunque è un giocatore che influenza qualsiasi partita, e queste due partite sono state un po' particolari, perché l'era Braga comunque aveva un giocatore che dava veramente qualcosa a questa squadra in maniera evidente, perché Mattia quest'anno si è presentato in maniera splendida, soprattutto a livello mentale, di leadership. Ho visto ecco, anche delle espressioni in lui che non avevo mai visto, e onestamente ci ha veramente trascinato. Ecco, queste due partite, il giocare senza Bottani sicuramente non è stata una cosa subito evidente, perché le dinamiche fino ad allora erano quelle. Mattia ha iniziato ad allenarsi ieri, speriamo che domani possa darci il suo contributo per qualche minuto. Adesso vediamo un attimino dell'allenamento di oggi, però ecco, l'importante è che non era una cosa grave, l'importante è avere sempre Mattia con noi, perché veramente per questa squadra è un valore aggiunto. Gli altri abbiamo avuto solo un problemino con Custodio, e speriamo di averlo risolto, se no abbiamo appunto da questa settimana in gruppo anche ad Agi, dunque l'emergenza centrocampo tra virgolette è un po' finita, perché finora siamo sempre rimasti con gli uomini contati anche lì. A Boubacar Lungo insieme, cioè è una cosa impensabile o da subito? Dico? No, cioè funziona, no? Cioè, è una coppia che tu immagini solo per certe partite? No, sono due giocatori che comunque hanno qualcosa da dare alla squadra, l'hanno fatto vedere nelle ultime due partite con due gol decisivi, sicuramente possono giocare insieme, adesso vediamo se lo faranno da domani o lo faranno più in là. Ecco, sicuramente bisogna mettere in campo sempre i giocatori che ti fanno la differenza, loro due queste partite l'hanno fatta, poi vediamo un attimino a dipendenza anche da come li vedo in settimana,
se troviamo anche l'equilibrio giusto con loro due, perché comunque ci vuole un determinato equilibrio. Comunque non ragioni sulle due partite ravvicinate, non ancora, cioè, sono tutti abbastanza freschi per poter sostenere, o già diciamo una settimana del genere ti impone delle valutazioni anche sul breve termine? La verità è che in difesa e a centrocampo e sulle fasce gli uomini ad oggi sono contati. Dunque, come vi ho detto, abbiamo inserito qualcuno nel carburante, abbiamo tanti giocatori offensivi, però nelle altre parti del campo adesso non dobbiamo stare qui a pensare a dei turnover eccessivi quando non è il caso. Ecco. Poi sono abituato a pensare, da buon allenatore svizzero, che comunque cambiare tanto è difficile, perché veramente in questo campionato con 10 squadre che basta non fare risultato per due partite per cambiare completamente l'umore di una squadra e fare risultato positivo in altre e cambiare un altro. Dunque ecco, l'obiettivo è sempre trovare gli equilibri, poi da partita a partita vediamo un attimino se c'è da cambiare qualcosa a dipendenza dello stato di salute, poi bisogna anche vedere veramente non tanto gli avversari, ma da quest'anno secondo me cambiano un po' le dinamiche col ritorno dei tifosi, perché comunque quando giochi fuori casa adesso le cose è un po' differente. Diciamo che l'ultimo anno e mezzo è stato anche un po' facile per noi giocare fuori casa, perché certe dinamiche non si sono viste, perché giocare a San Gallo senza tifosi, giocare senza Basilea senza tifosi, non è come quando senti la Mutezkur mettere pressione all'arbitro dal primo al 90esimo. Ecco, queste sono delle cose a cui noi dobbiamo ritornare ad abituarci. Adesso invece del silenzio assoluto che abbiamo vissuto per mesi, abbiamo anche quella, deve arrivarci quella carica che ci danno anche le tifoserie avversarie. Ecco, onestamente i momenti di pressione di Neuchâtel, dove finalmente loro si facevano sentire, ecco lì ho visto veramente l'altra squadra, ho detto lasciarci trasportare, ho detto guarda, speriamo che li spingano un attimino, che adesso gliela combiniamo in contropiede, e devo dire la verità, siamo riusciti, e bello. Mi è venuta a me tanta domanda, scusa, hai parlato del Grasshopper, sicuramente hai visto la partita di Coppa col Thun, che comunque ha fatto la sorpresa. In che misura tu hai visto il Thun mettere in difficoltà il Grasshopper? Sai, guarda, Eugenio qui presente sa che al momento dell'estrazione di Lugano Neuchâtel ho detto l'unica partita più difficile era quella di Thun, perché è un campo che per noi è ancora più ostico. Neuchâtel alla fine, ultimamente, passatemi il termine, ma la svanghiamo quasi sempre, no? Mentre a Thun, io a Thun con sorriso sono tornato a casa poche volte. Ecco, il Thun comunque è un'ottima squadra, e poi l'energia che dà la Coppa è una cosa differente. Ecco, io sono convinto che quello che avete visto dare dal Neuchâtel in campo venerdì scorso sarà la stessa cosa che vedrete da parte nostra con lo Young Boys. Ma sulle difficoltà del Grasshopper incontrate col Thun? Ma no, cioè, hai visto qualcosa in particolare? Ma no, hanno fatto la loro partita, poi il Thun è riuscito a risolverla su un calcio da fermo. Ecco, il Grasshopper è una squadra quest'anno solida, efficiente, senza superstar. Questo è il Grasshopper di oggi.